Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Isaia, capitolo 37, versetto 14. Affidarsi a Dio nelle brutte notizie. Questo fu il modo in cui Ezechia rimise i suoi problemi nelle mani del Signore. Egli non poteva fare nulla e quindi affidò ogni cosa a Dio. Questa è la cosa più giusta da fare, anche quando pensiamo di essere noi in grado di gestire i problemi. Abbiamo tutti le nostre ansietà. Può trattarsi di un problema di lavoro, di una tentazione o di una serie di circostanze che ci scoraggiano. Qual è il nostro dovere? Qual è il nostro privilegio? Se realmente abbiamo fiducia in Dio, allora possiamo portare i nostri problemi direttamente a Lui. Possiamo gettare sul Signore il nostro peso. L'Apostolo Paolo suggerisce di lasciare a Dio tutte le nostre ansietà. E a questo proposito scrive: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Portiamo dunque ai piedi del Signore i vasi rotti delle nostre esperienze. Smettiamo di risolvere i problemi secondo la logica umana, ricorrendo a Dio soltanto come una soluzione estrema, quando tutti gli altri tentativi sono stati provati. La qualità della nostra vita spirituale è definita dall'entità del nostro rapporto con Dio. Perciò non temiamo di poggiare la nostra vita sull'aiuto divino, perché è Dio stesso che ci esorta a ricorrere sempre a Lui e di confidare nel suo intervento propizio e soprannaturale.